Allora, ragazzi, l'altra volta abbiamo visto l'ellisse e abbiamo visto che l'equazione per un'ellisse è questa. X quadro fatto a quadro più y quadro fatto b quadro uguale a 1. Questa rappresenta un'ellisse. Tra l'altro, se a è maggiore di b, viene un'ellisse bislungo orizzontalmente. Se a è minore di b, viene un'ellisse invece fatto così, e se invece a è uguale a b, genero una bella circonferenza. Quindi tutte le circonferenze sono ellissi, ma non tutte le ellissi sono circonferenze. Allora, come vi ho fatto tra l'altro vedere da un punto di vista gravitazionale, quando mi ha fatto la gravità, cos'è che vi avevo detto? Che l'ellisse rappresenta la traiettoria di un pianeta dove uno dei due fuochi rappresenta il Sole. Quindi il Sole, mentre ogni ellisse ha due fuochi, uno dei due fuochi è occupato da un Sole, che potrebbe essere qui, qua. Ovviamente la circonferenza è un caso in cui i due fuochi collassano tra di loro, si avvicinano talmente tanto che il fuoco diventa 1 e diventa il centro, ok? Che poi è la posizione in cui per un corpo che fa una traiettoria circolare, il centro è dove c'è il sole, ok? Ora, un'iperbole, e comincio sempre da una visione abbastanza grafica. Invece, come si fa a disegnare e cosa rappresenta? Perché intanto c'è una differenza sostanziale tra l'ellisse e l'iperbole. L'ellisse è una figura chiusa, l'iperbole genera figure aperte. Tanto per avere ragazzi un'idea, un'iperbole, ad esempio, è fatta così. O così. Ok? Quindi graficamente è una figura aperta e queste due curve si chiamano rami. Infatti, non so se avete mai sentito la parola rami di iperbole. C'è sempre un ramo e l'altro. Ok, la bellezza delle iperboli nasce dal fatto che se voi andate in questa direzione, l'iperbole diventa una... No, una retta. Cioè l'iperbole a grandi distanze dai fuochi o comunque dal centro, diventano delle rette. Tendono a diventare delle rette, non è che a un certo punto lo diventano. Tendono ad avvicinarsi a delle forme rettilinee. Questo è un concetto molto importante per le iperboli. Allora, ovviamente i due fuochi dove stanno in questo caso? Cioè, immaginate che qui ci sia la Terra che arriva, ok, comunque un pianeta che e qui ci sia il Sole. Arriva un meteorite, ad esempio, che lontano dal Sole, non sentendo l'attrazione gravitazionale, percorre una retta. Come Come la cometa di Dio. le comete. Quando invece si avvicina al Sole, comincia a sentire l'attrazione, curva, e poi continua ad andare in linea retta, ecco. L'effetto in cui fa una retta, poi pieghe, poi ritorna a fare una retta, è descritto da un'iperbole. Perché, cosa vi ho detto? Un'iperbole rappresenta ha una grande curvatura vicino al suo... Beh, ho capito, ma per l'iperbole è il fuoco. Invece tende a diventare una retta quando siamo molto distanti dal suo fuoco. Allora,
Adesso vi faccio vedere, vabbè, qui invece è identico. Ok, quindi per un'iperbole, i fuochi, ad esempio, disegno il fuoco per questo e per questo, ok? Sono questi. Quindi ellisse, iperboli, parabole e circonferenze hanno i fuochi, ok? E gravitazionalmente i fuochi rappresentano la posizione in cui c'è il Sole per un corpo che percorre una traiettoria che potrebbe essere una parabola, un'iperbole, un'ellisse o una circonferenza. Quindi c'è un grande collegamento tra fuoco e posizione del Sole. Allora, adesso vi dico come si fa a rappresentare un'iperbole. Perché le iperboli, ragazzi, hanno un'equazione che è quasi gemella, quasi identica a quella delle ellisse. L'equazione di un'iperbole è fatta così. X alla seconda fratto A alla seconda. E qui c'è ancora Y alla seconda fratto B alla seconda. Quindi la formula è identica, solo ragazzi che qui c'è un meno. E di qua, quindi è fatta così, solo che di qui ci può essere sia un più 1 sia un meno 1. Quindi ci sono due casi, diciamolo così. Questa è l'equazione di un'iperbole. Mentre quella sopra è l'equazione dell'ellisse, quella sotto è l'equazione di un'iperbole. Quindi vi dico già che un esercizio molto semplice è: vi scrivo un'equazione e vi chiedo, è un'iperbole o un'ellisse? Allora, qual è il modo facile per vederlo? Che qui davanti, nell'ellisse, qui c'è un più e qui c'è un più. E di là c'è un 1. Di là, di qui invece, i segni sono discordi tra la x e la y. Quindi se sono concordi è un'ellisse. Se sono discordi è un'iperbole. Allora. Quindi cioè, potrebbe esserci meno x alla seconda fratto alla seconda più... Ti faccio un esempio. Se tu avessi, se ti dessi come esercizio meno x alla seconda fratto 5... più y alla seconda fratto 8 uguale a 1, questa, come te l'ho scritta, non rappresenta, scritta così, né un'ellisse né un'iperbole, perché l'ellisse deve essere più più 1, invece l'iperbole deve essere più, meno, più o meno. Quindi in questo caso uno cosa fa? Cambia tutti i segni. E cambiando i segni questo diventa un più. Cambiando i segni questo diventa un meno. E aspetta, cambiando il segno questo diventa un meno 1. Quindi questa rappresenta, ad esempio, un'iperbole con a destra il meno 1. Ci sono le iperboli che a destra hanno l'1 e il meno 1 e vi faccio vedere graficamente qual è la differenza. Quindi... facciamo il caso, ragazzi, in cui a destra c'è il più 1. Oggi dovremmo capire, ok, qual è la differenza tra un'iperbole che ha il più 1 e un'iperbole che ha il meno 1. L'ellisse, per l'ellisse questo invece non è un problema, perché l'ellisse ha sempre solo più 1. Prima di partire però, se io vi chiedo, facciamo sempre una cosa sull'ellisse, perché se uno non capisce l'ellisse, l'iperbole... Se io ho un'ellisse fatto così, questo, scusate, una figura che dovrebbe rappresentare un'ellisse, questo è un'ellisse sì o no? No, passa di prima più in basso. No, no. Voi dovete avere più uno. Ma c'è un motivo matematico semplicissimo per cui questa figura, tra l'altro, non è che non è nell'ellisse e quindi è qualcos'altro. Non esiste. Perché? X alla seconda? Questo è un numero? Che sommato ad un numero? Deve dare un numero? Invece viene un numero? E quindi?
non esiste. Quindi l'ellisse non ha il problema del più 1 o del meno 1, perché se è più 1 è un'ellisse, se c'è meno 1 non esiste. Quindi questo problema per l'ellisse... Esisterebbe solo se fosse il meno in mezzo. Bravo, allora se invece un'ellisse fosse meno x alla seconda fratto 7 meno y alla seconda fratto 25 uguale a meno 1, 1 cambia tutti i segni e quindi diviene più... E questo rappresenta un'ellisse, ok? Quindi ovviamente va messo nella forma, ok? Va bene? L'iperbole invece, perché ha questo problema? Perché se voi avete un numero sicuramente positivo e gli sottraete un numero, cosa può succedere? Tipo se faccio 8 meno 6... viene un numero positivo o negativo? Ok. Se invece faccio 6 meno 8, quindi la differenza tra due numeri positivi potrebbe sia generare il più 1, sia il... è questa la diversità tra ellisse e iperbole. Qui c'è una differenza, mentre nell'ellisse c'è una somma. Ora, facciamo il caso in cui io a destra abbia il più 1, mentre qui faremo il caso in cui a destra ho il meno 1, lo facciamo in parallelo, così non faccio due volte la stessa cosa. Quindi vi do un esercizio così, x alla seconda fratto 9, meno y alla seconda fratto 4 uguale a più 1. Invece, qui vi do x alla seconda fratto 9 meno y alla seconda fratto 4 uguale a... I grafici saranno diversissimi. Quindi se uno sbaglia qui, fa un disastro. Però comunque, ragazzi, A e B spero siano molto facili da trovare. Nel senso che A alla seconda vale... A alla seconda. Qui era... No, ragazzi. Collegate. A alla seconda fa 9. Quindi A vale 3. Quindi questo è un problema in cui A vale 3 e B vale 2. Questo è un problema in cui A vale 3 e B vale 2. Quindi la differenza non è nella A e nella B. Ok? La differenza è che di qua c'è un più e di là c'è un meno. Quindi adesso uno si mette qua e va a disegnare i suoi due rami di iperbole. Vedremo che in realtà è più semplice di quello che sembra. Cosa rappresentiamo? Allora, intanto, se fosse un'ellisse, io cos'è che vi ho detto l'altra volta? Che andiamo a disegnare il rettangolino che contiene l'ellisse. Lo facciamo anche qua, cioè il metodo è identico. Andiamo a disegnare il rettangolino che conteneva l'ellisse. Quindi A uguale a 3, B uguale a 2, quindi prendo A uguale a 3, B uguale a 2. Quindi ragazzi il metodo è uguale. Cioè la prima cosa che dovete fare è trovo A e B e poi vado a raffigurare il mio rettangolino e lo faccio anche di qua, tanto è uguale. Quindi vediamo dove è la differenza. Quindi per adesso è tutto identico. Adesso però devo fare ovviamente una cosa diversa, perché se fosse un'ellisse l'esercizio è finito, perché adesso cosa fate? Disegnate l'ellisse all'interno del rettangolo, tutto a posto. Una cosa invece da fare adesso che non era...
Dimmi. Com'è che facciamo dentro al rettangolo? No, dentro al rettangolo adesso non devi fare niente. Ho detto, se fosse un'ellisse, disegneresti l'ellisse all'interno del rettangolo. Adesso, visto che è un'iperbole, si fa un'altra cosa. Cosa si fa? Allora, prima cosa, si prendono le diagonali di questo rettangolo e le si allungano. Nel senso che, adesso io scendo, prendo il mio righello e vado a disegnare le diagonali, sia una di qua, sia una di là. Belle lunghe tratteggiate. La stessa cosa la faccio di qui. Quindi sto... Per adesso ancora non c'è nessuna... difficoltà e nessuna differenza. Quindi disegno un rettangolo, se fosse un'ellisse ce lo iscrivo dentro, invece con l'iperbole devo disegnare le diagonali. È quasi finito. Adesso, per la prima volta, c'è una differenza tra il caso con l'1 e col caso con il meno 1. Cioè, e ve lo faccio vedere anche bene, quando c'è il più 1, tra chi c'è concordanza? Tra la x o la y? Cioè, qui c'è un più. Tra chi è che ha lo stesso segno, la x o la y? La x. Quindi la x è più è come se la x in questo esercizio fosse più importante della y, mentre di qui succede la cosa opposta, ok? Quindi per capire che è importante qua, dovete guardare chi ha il segno concorde. Qui, ragazzi, sta tutto. Cioè, tra un minuto voi sapete disegnare qualsiasi iperbole. Perché? Ripeto, a sinistra c'è concordanza con la x o con la y? Con la x. Quindi, i punti dell'iperbole che vado a generare stanno sulle x, nel senso che devo prendere del rettangolo i due punti che stanno sulle x. Mentre di là cosa devo fare? Visto che c'è concordanza sulle y, dovrò prendere i punti che stanno sulle y. Ragazzi, questa è la differenza. Quindi qui abbiamo concordanza sulle x. Qui abbiamo concordanza sulle y. Sappiamo disegnare l'iperbole. Disegno l'iperbole. Nel senso che questo punto qui, sapete cosa rappresenta nel disegno? Vediamo se l'ho fatto prima. Sì, l'ho cancellato, però era fatto così. Questi. Eh sì. È come se qui ci fosse stato il mio rettangolino. Quindi la mia iperbole cosa fa? Qui al suo vertice. Poi piega, avvicinandosi a che cosa? Alla diagonale, cioè le diagonali sono esattamente, hanno un nome che forse voi già sapete, forse, ma spero. Queste diagonali hanno un nome speciale per l'iperbole. Cioè l'iperbole si avvicina in modo indefinito a queste rette e queste rette si chiamano... Se una curva si avvicina in modo indefinito ad un'altra curva, senza toccarla mai, no, non è tangente. Tende a diventarli tangente, è vero, ma non la tocca mai, quindi non è tangente. Ha un nome che comincia con A
e finisce con sintoto. Bravissimo. Quindi le rette che escono dalle diagonali si chiamano asintoti, con le T, perché qualcuno non so perché lo chiama asintoti, asintoti. E come si fanno a disegnare semplicemente? Trovo A e B e disegno le diagonali. Anche di qui, ok, un attimo. Sapete disegnare le due iperboli qua? Sì. Questo è il vertice. E quindi la mia iperbole si appoggia, ok, sugli asintoti, sia di qui che di qua. Ecco il disegno delle iperboli. Ok, quindi la partenza è sempre a partire dal rettangolo, cioè calcolo A e B, calcolo rettangolo, e poi se è un'iperbole faccio le diagonali, che sono gli asintoti. Se vivono sulle x, disegno sulle x, se vivono sulle y, disegno sulle y. Allora, dimmi Alessio. È una domanda tecnica, ma quando dobbiamo fare l'interrogazione, sì? Cioè il disegno non lo conta proprio, se non è bene saperlo. Ma il disegno, voglio capire che disegnate bene A e B, con un rettangolo, assolutamente. Ultima cosa, come nelle ellissi, come faccio a trovare il fuoco? Cioè, intanto ragazzi, se vive sulle x, secondo voi dove vivranno i fuochi? Sulle x o sulle y? Sulle x. Precisamente i fuochi stanno, qui sta il primo fuoco e qui il secondo. Allora, ovviamente la distanza, adesso vi dico come trovarla, comunque vi dico che i fuochi stanno presso la curvatura dell'iperbola. La distanza, adesso ve l'ho appena detto in modo qualitativo, poi vi dirò come trovarla. Sì, poi vi dico anche quanto dista dall'origine. Dove stanno invece i fuochi sull'asse delle... cioè nel caso destra? Ok, vi ricordo che i fuochi sono sempre le posizioni in cui stanno i nostri soli. Quindi sono punti molto importanti. Allora, prendiamo la figura senza fare confusione a sinistra. Voi leggete, sapete bene chi è A e chi è B? Spero di sì. Allora, se tolgo questi asintoti, che adesso non servono, vedete che l'iperbole vive anche senza poi il rettangolo che è nato per, che serve per costruirlo. Quindi prendo la mia iperbole adesso e è già bella disegnata. Allora, A comunque è questo, giusto? 2A. No. Questo è il semiasse che vale A. 2A che cos'è? È l'asse, ok? Che è la distanza tra i vertici. Ma adesso 2A non ci serve. B invece dov'è? Era mica questo? Era A2, sì. Intanto notiamo una cosa. Nelle iperboli A in questo caso serve a tantissimo. Mentre B... uno dice non serve a niente, no? Cioè non individuo altri vertici. Infatti, nota culturale, le iperboli possiedono su A, in questo caso, due vertici che si chiamano vertici reali. Mentre su B, io dovrei costruire questi due, che però non sono due. Cosa sono? Si chiamano vertici immaginari. Ok? Cioè dovete immaginare che esistano ma non si vedono. E perché servono? Perché in un'ellisse sarebbero i vertici che scompaiono in un'iperbole. Nell'iperbole si chiamano infatti vertici immaginari.
cioè non hanno una rappresentazione grafica evidente. Però ragazzi, il fatto è questo: per trovare il fuoco io ho bisogno sia di A sia di B. Intanto C, qui chi è? C, cioè mentre nell'ellisse C cos'era? La distanza tra l'origine e il fuoco. Qui C cosa rappresenta? Ancora una volta la stessa cosa. La distanza tra l'origine e il fuoco. Qualcuno vede, mi saprebbe disegnare qui la lunghezza di C? Cioè mi saprebbe dire, parto dall'origine e arrivo fino al fuoco. Questo segmentino è lungo C. Quindi io per trovare il fuoco, per disegnarlo non a caso, devo sapere quanto vale C. E vi sconvolgerà il fatto che la formuletta per trovare C è sempre legata al teorema di Pitagora. Solo che adesso vi ricordo, tanto notate una cosa, qui C è più grande sia di A sia di B, cosa che per le ellissi non era vero, perché nelle ellissi C era sicuramente sempre più piccolo del semiasse maggiore. Quindi, detto in termini semplici, se voi avete un'ellisse fatto così, dove qui questa è la lunghezza di C, mentre questa è la lunghezza di A, come faccio a trovare C? Devo dire che C quadro è A alla seconda, cioè il più grande meno il più piccolo. Se l'ellisse invece è fatto così, C dov'è? È questa lunghezza, mentre B qual è? Va da qui fino qui. Quindi io so sicuramente che C è più piccolo di B, quindi sarà B quadro meno. Nelle iperboli, mentre ad esempio qui A è solo questo, C è più grande. Ed è più grande sia di A sia di B. Quindi secondo voi come faccio a generare? Non ci vuole un ingegnere. Eh sì. Sia in un caso sia nell'altro. Quindi questo rappresenta, cioè sia col più 1 che col meno 1 è uguale. Quindi questo rappresenta le ellissi. Per l'iperbole invece paradossalmente è più semplice, però non bisogna ovviamente fare confusione. Ok? Quindi direi che in questi 3 minuti che ci mancano, anche se diciamo l'impostazione è molto teorica, volevo fare un esercizio ed arrivare a trovare A, B e C, tanto da capire dove stanno. Quindi vi do un'iperbole fatta così: meno x alla seconda fratto 25 più y alla seconda fratto 16 uguale a 1. Non va bene, comunque c'è discordanza tra la x e la y, quindi rappresenterà un'ellisse o un'iperbole. Iperbole. Cioè sì. Cambio i segni. Ah beh, tu cambi il segno in subito, perché sia l'ellisse che l'iperbole vogliono la x con il più. Ah, ok, quindi se ho entrambe. Esatto. Quindi cambio subito segno ovunque e arrivo a questa forma qua. Se fosse un'ellisse sarebbe x quadro più y quadro, non è un'ellisse. Se fosse un'iperbole sarebbe x quadro meno y quadro, quindi questa è una iperbole. È un'iperbole che tra l'altro a destra ha il meno 1, che mostra quindi una concordanza con la y. Quindi so già tante cose, ragazzi, su questo. Cioè, non è che so poche cose. Andiamo a disegnarla. A vale 5 o 25? A vale 5. B vale 4. Andiamo. Allora,
vado a disegnare sempre il mio rettangolino che ha A uguale a 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, B vale 4, B vale 4, vado a disegnare il mio rettangolo, ormai ragazzi questo è standard, cioè si fa sempre così. Ovviamente A è questo qui, mentre B è questo qui. Allora, se fosse un'ellisse lo disegno dentro, invece è una iperbole, quindi devo disegnare lì. Devo disegnare le diagonali che diventeranno i miei asintoti. Poi, dove vive la funzione, sulle x o sulle y? Sulle y, questo si vede dalla concordanza. Quindi la mia iperbole sarà fatta così. Vive sulle y qui, vive sulle y qui. Quindi se devo fare il disegno, cosa viene fuori? Un vertice che si piega in direzione degli asintoti. Di qua e di là. E la stessa cosa. Cosa trovo i fuochi, cioè dove stanno i fuochi? Allora, per trovare dove stanno i fuochi, devo trovare il valore di C. Quindi viene C alla seconda uguale ad A alla seconda più B alla seconda. Quanto vale A alla seconda? 25 più B alla seconda che vale 16, che fa 41, quindi C vale la radice di 41. Qualcuno velocemente mi calcola la radice di 41, perché dovrebbe fare 6 rotti. 6, facciamo 6,4. Quindi sapete dove disegnare, ragazzi, i fuochi? Allora, a 6,4 di distanza dall'origine. Quindi si parte dall'origine, si fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 4. Quindi il primo fuoco sta qui. E dove sta il secondo fuoco? Per simmetria. Parto dall'origine, faccio meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, meno 6 e 4. Quindi il secondo fuoco sta esattamente qui. Sì, ovviamente mi sono accorto che ho sbagliato perché il vertice stava, ovviamente stanno sugli assi, quindi disegnato bene siamo così. Quindi ho disegnato l'iperbole e i due fuochi, ok? Che, visto che l'iperbole vive sulle y, anche i fuochi vivono sulle y.